anche questa sera Lot Love, volo notturno con Mario Eugenio Cominotti, e non solo, almeno questa sera, alla ricerca del rock ritrovato e dintorni. Sera, stasera, come diceva qualcuno, e come diceva qualcun altro, saliremo sulle spalle di un gigante, e da queste spalle vedremo proprio il rock a 360 gradi. Un gigante sul serio, eh? Un gigante però gentile, un gentle giant, vabbè, non so se si è capito anche chi non ha visto il post che mettiamo sempre della nostra trasmissione, però stasera il tema non sarà un tema così, perché abbiamo un ospite, anzi un ospite che è uno e quino, quinquino, insomma sono in cinque in pratica, e si chiamano Five Friends, adesso ve li presenteremo per benino, ma prima sentiremo il gigante, quello a cui si richiamano, quelli al quale fanno il tributo, ovvero i Gentle Giant, i mitici Gentle Giant, uno dei gruppi più importanti del progressive rock. Erano dei polistrumentisti, suonavano di tutto e andavano dalla musica antica polifonica al rock anche più duro, almeno per quanto riguardava la chitarra elettrica. Erano tutti uomini, ma in questo caso non è così, vero Elisa? Ma ne parleremo dopo. E quindi partiamo con il primo pezzo. Il primo pezzo, ma io direi di partire subito con, ma sì, partiamo con questo, Cox in Cox. Riding in the fire as he murder breaks the old circle, the wheel slowly turns around.
questi erano i Gentle Giant, non proprio quelli del primissimo periodo, ma loro si richiamano nel loro tributo, ma ce lo diranno loro, vanno proprio su tutto l'arco del temporale dei Gentle Giant, che hanno avuto un'evoluzione abbastanza particolare, però sentite, è progressive ma tutt'altro che noioso o complicato. Scusa. Più tocchi il microfono e più si siete dentro che lo topicchi. Mi faceva dei gesti strani Tiziano, però sarà che sono qui con loro e mi sembra quasi di essere in concerto, perché mi viene da aggrapparmi al microfono a fare. Non ho portato apposta gli strumenti perché sennò non resistevo alla tentazione. Bene, allora presentiamoci. Five friends vuol dire cinque amici. Allora, questa è perché five friends? Dai, ditelo voi. Chi parla per primo? Vabbè, diciamo che Five Friends deriva più che altro dal fatto che c'è un brano, anzi un album che contiene anche un brano dei Gentle Giant che si intitola Three Friends. A questo punto noi, agganciandoci a questo titolo, siamo in cinque, abbiamo fatto una piccola modifica e abbiamo ideato. Quindi la citazione proprio e nello stesso tempo anche la vostra identità, sì. Perché quando si fa un tributo non è che si fa la fotocopia di quello che già c'è, sennò a che servirebbe? Ci si mette il tributo al gruppo che si ama, perché se lo si fa è perché quella musica lì ti piace, però ci si mette anche la propria personalità e il proprio modo di interpretarlo, è quello che distingue, non c'è mai un tributo uguale all'altro. E in particolare questo tributo ha una connotazione molto particolare, perché nei Gentle Giant c'era un cantante principale, poi cantavano un po' tutti e facevano anche delle cose incredibili a più voci. Qui la cantante è appunto la cantante, è una gigantessa, che poi, oddio. 1,62 e ti chiami Elisa. Sì. Elisa. E niente, io vi ho visti ovviamente dal vivo e lì devo dire che ero venuto, perché è nato, vi ho sentiti al DN Arte, che qua da queste parti lo teniamo d'occhio, il DN Arte, insomma ci abbiamo anche un po' suonato, dai, con una formazione, con l'altra, il mitico Emanuele, lo conoscono un po' tutti da queste parti. Ciao Emanuele, se ci stai ascoltando, vediamo quando mai riusciremo a tornare dalle tue parti, vediamo se e cosa faremo. Lì hai organizzato una bella serata, Emanuele, perché in un colpo solo ci hai fatto sentire un tributo ai King Crimson, i Talking Drum, che vabbè, basta la parola, fanno il periodo di Lars. Possiamo salutarli, Stamina, che magari ci stanno sentendo. Certo. Un saluto particolare a Roberto. Roberto Bartolini, che è veramente, appena la prima volta che l'ho sentito ho detto, ma cos'è, c'è Fripp da queste parti, ha quel suono lì, sì, quella uguale, distorsione, sì, lì proprio è fantastico. Per cui, e poi ho detto, come, c'è una band che fa il tributo ai Gentle Giant, quanto mai, non ho mai sentito una cosa del genere. E noi siamo l'unico tributo in Europa, quanto pare, perché al mondo non sappiamo se sicuro, ci sia oppure no. Sicuro. No, però per quanto riguarda le ricerche che abbiamo fatto attraverso internet, abbiamo visto che perché poi saltano fuori, tu cerchi, non trovi nessuno, poi vai da qualche dice. Almeno diciamo ufficiale, di tributi no. Non ce n'è. Poi se c'è qualcuno che fa le cover, ma tutti i pezzi dei Gentle Giants, nessuno. Perfetto. Quindi ha influito sulla vostra scelta di fare i Gentle Giants? E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che voi, almeno a colpo d'occhio, mi sembra che l'età media diciamo che sia leggermente più bassa di quella mia e di Tiziano, cioè ci metto dentro anche lui così abbassa un po' la media. E come mai siete finiti sui Gentle Giant? Allora, è stata una scelta particolare, diciamo, perché io uscivo da un gruppo vecchio, sempre di musica prog, e volevo trovare una situazione completamente nuova e innovativa che non facesse neanche nessuno,
E alla fine ho contattato il mio vecchio bassista di una volta, gli ho detto dai, facciamo questa pazzia, proviamo a fare il tributo. Non mi sembra che l'abbiamo presentato, lui è Matteo. Il bassista è qui stasera. Il vecchio bassista Tony, giusto, Tony. Sì. Matteo e Tony è un duo formidabile, è una sezione ritmica da paura. Cioè, dovremmo un po' spiegare i vari passaggi, lui cosa suona, come si chiama. Certo. Devi farla questa. Siamo partiti un po' informali, dai. Allora, io sono Matteo e sono la batteria. Ok, bassista. Tony basso. Sì. Ok. Chitarrista stratosferico, perché non lo vedete? Immaginatelo in radio, voi immaginatevi di vedere Prince. Ecco, ce l'abbiamo qui in sala. Infatti mi sono detto, ma cosa ci fa Prince con Gentle Giant? Però ci sta a pennello. Soprattutto a Pieve, Emanuele, Prince. E poi abbiamo Alessandro, alle tastiere. Sono le tastiere. Sì. Beh, la cantante l'abbiamo presentata. Beh, però sai, la cantante è la cantante. Beh, certo, la cantante è quella che chiude il cerchio. È presentata all'inizio e alla fine. Va bene, dai, facciamo una piccola pausa. Pausa di parole, ma non di musica. Questo è il pezzo, è il manifesto dei Gentle Giant. Si intitola Giant, è uno dei pezzi più belli. Vai su Giant, è il terzo pezzo, penso. Devi saltare questo. Vai, perfetto. Of his hand, striding steps that will cover the land. He is coming, hear him coming. Are you ready for his being? Hear the giant, hear the giant. Yeah.
questo è il bello del prog, è quasi un reato, lo so, non guardatemi male, ma ci dobbiamo parlare sopra, perché qui abbiamo dei tempi radiofonici che male si conciliano col prog, e dobbiamo anche parlare di questa musica, perché questo, vabbè, la nostra è una trasmissione rock un po' a 360 gradi, io amo molto il progressive, ma non è la sola forma di rock, come ben sapete, e qui c'erano c'è questo ritmo particolarissimo che, appunto, a me io ho sempre creduto che fosse un tempo dispari, invece mi stavate spiegando che è una questione di accenti che danno questa impressione molto bello, su cui si inserisce questo mellotron, lo strumento proprio tipico del progressive degli anni 70, dei Genesis, dei King Crimson, appunto la band con la quale spesso condividete il palco, sono il bel tributo, il tributo al periodo dei King Crimson di Lars Tong in Espic, quindi un periodo molto particolare dei King Crimson, e che hanno in comune con voi anche loro il fatto di aver fatto questa scelta di avere una cantante che costringe ovviamente a rivedere l'impostazione del pezzo e a interpretarli con uno spirito diverso, perché c'è poco da fare, la voce femminile è diversa da quella maschile, oltre che i Gentle Giant giocavano molto sui cori. Io ne approfitto per ricordare a tutti gli amici che sono in ascolto, intanto che abbiamo la nostra chat che è già partita, con la quale si può interagire con noi e comunicare, e abbiamo già in linea che ci salutano Guido DJ, che mi sembra una vecchia conoscenza, per il momento ci sono un paio di vecchie conoscenze, ciao Guido, ciao Giuseppe, che è uno dei nostri affezionatissimi ascoltatori, ciao Giuseppe, e poi Anna, anche lei ci ascolta spesso, e niente, questa è una serata un po' particolare con questi cinque musicisti che, vi assicuro, non abbiamo potuto fare assolutamente, organizzare niente dal vivo in acustico su questo tipo di musica, da quello che avete sentito penso che avrete già capito anche il perché. Vi consiglio di andarli a sentire dal vivo, anzi diteci quando è la vostra prossima data. 14 novembre, insomma, siamo vicini, sì. Al Blue Rose Saloon di Brescia, giusto? E siete da soli o siete anche lì assieme? No, divideremo la serata col tributo ai King Crimson, magari è scappata con i Talking Drum. Anche se i Gentle Giant, quelli originali, suonavano spesso con i Jethro Tull, ma sì, quella tour 72, ma quella è un'altra storia, poi magari accenneremo, sapete, comunque questo si può dire, perché la settimana scorsa ormai ho approfittato di questa, ho fatto un po' l'insider, insomma la passione del momento per me è questo tributo di Jethro Tull che ho messo in piedi e che, insomma, sta marciando, ecco, anche se il debutto vero e proprio lo faremo proprio a novembre, a ridosso della vostra data, non la stessa sera, per fortuna, allo Spazio 89, e poi vediamo, magari riusciamo a combinare qualcosa. Vorrei fare io una domanda assieme a loro, perché devono parlare loro. Bravo. Anche voi che siete così giovani, effettivamente, che vi allacciate a questi gruppi e avete la passione proprio per questo progressive dannata, da cosa nasce? Come mai queste sonorità vi colpiscono? Qualcosa, insomma, che vi ha portato a fare, appunto, un tributo a questa band, voglio dire, decisamente di nicchia, se vogliamo. Sì, diciamo che un po' tutti noi, vabbè, meno io personalmente, ho sempre ascoltato progressive rock. L'idea di tirar su un progetto tributo Gentle Giant è venuta da me e Matteo, che poi, tra l'altro, è una cosa che avevamo parlato 2 anni fa. Aveva messo i vari annunci per cercare i musicisti, ma nessuno ci ha risposto. L'abbiamo riproposta. Te credo. strano. Ci siamo detti un'altra volta, riproviamoci. Il primo che abbiamo contattato è stato Alessandro, il quale molto entusiasta ha partecipato all'idea. Poi abbiamo contattato Luca, Provino, andato tutto bene. E per ultima Elisa. E il gruppo si è formato. Quindi così passo passo, insomma. Luca su Facebook. Vi siete trovati così passo passo, via, sì, per creare questa band. No, beh, interessante da come nasce il progetto. Quello l'ha messo in piedi in fretta, ditelo. Sì, ci abbiamo messo pochissimo. Allora, abbiamo iniziato anni fa, sì, andato in porto. Un paio di mesi eravamo già completi.
Poi vabbè, abbiamo fatto un mese senza l'Elisa, solamente pezzi strumentali, poi quando è arrivata lei abbiamo iniziato a fare sul serio, tra virgolette. La scelta direi ottima scelta, perché se il cantante si inserisce su un gruppo che è già solido, che già è tutta un'altra cosa, perché sennò va subito in difficoltà, è il mio parere. No, ma ci ha dato subito affidabilità, sicurezza. Sì, la scelta della cantante donna è venuta così per caso? Cercavate proprio una voce femminile, oppure no, è stata è arrivata così caso, perché non noi è chiaramente stata una scelta pure dire così. Diciamo che noi eravamo orientati verso una voce maschile, come del resto il gruppo originale. Beh, certo. E rispondendo alla mail, risposto lei così. Cioè, io semplicemente risposto a un annuncio che ho trovato su non mi ricordo quale sito, ed era la prima volta in assoluto nella mia vita che andavo a vedere degli annunci musicali, e scorrendo, io cercavo cose strumentali perché in realtà sono una strumentista. Scorrendo ho visto cercasi cantante per i Gentle Giant e non ho neanche pensato di essere donna, di essere uomo in quel momento. Ho subito scritto alla mail, ho detto se fate veramente Gentle Giant io ci sono, e 5 minuti dopo mi ha telefonato Tony. Eri già assunta, evidentemente avevano bisogno. Domanda, strumentista, io so già la risposta ma la voglio sentire qui in radio, strumentista di che cosa? Perché allora, è una strumentista molto particolare. Sì, perché in realtà la cosa che suono di più ora sono strumenti antichi del 1500-1600, il liuto e la tiorba. Che brivido. Sì, sono bellissimi. Beh, tra le cose che mi piacciono molto è appunto la musica, almeno proprio antica non lo so, però almeno quella barocca su strumenti antichi, così. Per esempio sono uno di quelli che certa musica gli piace non sentirla a pianoforte ma proprio sul clavicembalo, perché c'è tutta un'altra sonorità, e anche cambia il modo proprio di suonarlo. Se ami quella musica lì vuol dire che hai una sensibilità particolare, che sta bene con quella di questa band, perché è proprio da lì forse che partivano, anche se poi stravolgevano tutto. Cosa ci sentiamo adesso, ragazzi? Proclamation. Questa è Proclamation. Oh, quella Help, quella lì. Ok.
finale, piuttosto originale, ma non sono mai banali, Gentle Giant, e anche il nome mi sembra decisamente appropriato, perché anche qui sembrava proprio questo incalzare di questo qualcosa di qualcosa di grosso che arriva, ecco, danno sempre questa impressione i Gentle Giant, sia che vadano di corsa sia che vadano piano, sempre così. E, ma vediamo un po' di che cosa possiamo parlare prima del prossimo pezzo, eh? Ah, ecco, io una cosa che mi aveva colpito prima, la butto lì, poi il modo in cui voi vi siete messi assieme, io appena vi ho visti ho detto ma questi saranno amici, si conoscono da sempre, invece vi siete, è un gruppo possibile anche dalle tecnologie, dalle cose che ci sono adesso. Una volta i gruppi si formavano molto sulle relazioni personali, anche da una vita, no? Adesso invece abbiamo appunto Facebook, gli annunci, anche quelli, gli annunci non sono sul giornale di carta, sono gli annunci online, ci sono i siti apposta, la società online ormai, e nascono veramente un sacco di gruppi di formazioni che diversamente noi tre ci conoscevamo già. Noi è stato un po' perché io, Matteo e Tony avevamo già suonato in un precedente gruppo, sempre musica prog, non era un tributo, era una cosa mista, una cover band, e poi ci siamo ritrovati dopo un po' di tempo a rimettere su in piedi questo progetto. Invece Elisa e Luca sono entrati a far parte del gruppo proprio grazie a tutti gli strumenti innovativi che abbiamo. Mi dicevi prima, quando parlavamo, ecco, parlando appunto degli altri, poi tipico anche dei gruppi di oggi, sono diventato anch'io così, mi sono riciclato, come si suol dire, visto che a volte ritornano, e io ne sono l'esempio anch'io adesso, faccio un po' da solo, un po' in duo acustico, un po' con la band rock blues, un po' questo tributo, un'altra band progress, se no bisogna diversificare l'investimento, perché se no, se si punta tutto da una parte poi si finisce male. Abbiamo imparato tutti la lezione dall'economia, no, non è proprio così, è che però adesso ci sono molte più possibilità di interagire con gli altri e di comunicare, e quindi anche voi suonerete non solo in questo gruppo ma anche in altri. Tu mi parlavi, per esempio, lavori con una band che fanno il tributo, niente che meno, ai Pink Floyd. Lì non ce n'è uno solo in Europa, penso. No. Diciamo che a Milano già non bastano le dita delle mani per contarli tutti. Oddio. Però è divertente, è relativamente più semplice. Allora, diciamo che per quanto riguarda i Pink Floyd, che è una musica completamente diversa, molto più di facile ascolto, anche se comunque una musica completa, ricca di idee, soprattutto per il periodo in cui è stata composta, in realtà io sono particolarmente legato a quella musica perché è stata la prima musica che ho iniziato ad ascoltare da quando ero piccolo, diciamo. Quindi ho iniziato con i Pink Floyd perché mio papà li ascoltava, poi sono passato ai Genesis e lì mi è nata la passione per il progressive. Genesis, sì, i primi o i secondi? I primi. Allora andiamo d'accordo. Ho avuto anche un tributo ai Genesis nel passato, che purtroppo ho dovuto, tra virgolette, mollare, perché questo gruppo era di Roma, io vivevo a Roma, peccato. Sono stato trasferito a Milano per lavoro e ho dovuto purtroppo abbandonare tutto quello che... Genesis mi piacciono molto, sì. Sai. E quindi io ho continuato sulla scia del prog, e con loro, soprattutto con Tony e Matteo, abbiamo avuto delle esperienze precedenti a questa formazione, poi siamo tornati a... Facevate? Cover miste, italiane, area facevamo sempre, area anche orme, sai che hanno suonato a Milano nel 72, io speravo avessero suonato qui dietro tal, accidenti, invece io li avevo visti, non mi ricordavo perché è passato tanto tempo, dal 72 avevano suonato assieme agli Area, aprivano, erano stati anche fischiati, ma come ci si permette di fischiare gli Area, perché tutti aspettavano i Gentle Giant e Demetri si è messo a ululare per l'introduzione dell'abbattimento dello Zeppelin, che in effetti non bisogna mai abbattere uno Zeppelin, basta dire il titolo della nostra trasmissione, Lot Love, insomma, come si permetteva di vabbè, fatto sta che l'hanno fischiato, e io li ho visti lì, allora, già la prima e l'unica volta che ho visto da vivo. Che anno era? Di gente, 72 penso, sì, 72 assolutamente. Tornando ai Pink Floyd, che dicevi, Genesis
Ecco, beh sì, vabbè, ok. Beh, mi piacciono perché mi piace molto farli in acustico con Giulio, i Genesis, assolutamente, Cinema Show in particolare. Beh, ma dei Pink Floyd, perché i Pink Floyd hanno avuto una lunghissima storia, hanno fatto tante cose. Il più famoso è, vabbè, Dark Side of the Moon, bellissimo, però ormai l'ho sentito tante di quelle volte. Qual è il disco che ti piace di più? Quello proprio che ti dà le sensazioni più? Io personalmente il disco che ascolto più volentieri è Animals. Ah, bello. Sì, perché molto, quello forse che ha una struttura un po' più prog degli altri. Vediamo se indovini qual è quello che piace di più a me. Facciamo questo gioco, dai. Secondo me no. Adonis Mother. Fochino. Middle. È il terzo. È il secondo. Vediamo il primo qual è? Il primo? No, quello che mi piace di più di tutti. Saucer Full of Secret. No. Non so come si pronuncia, non ho mai capito se si pronuncia umma gumma o amma gamma. È quello lì, quello lì per me è il migliore di tutti. Quello è il primo, poi mi piace Meddol, mi piace moltissimo, e poi Atom Armada. Beh, Atom Armada è comunque un capolavoro, sì, un vero capolavoro. Bene, ma torniamo ai Gentle Giant e ci sentiamo ancora qualcosa di bello. Cosa ci sentiamo? Just the same. Myself just the same as anybody else. Yeah, 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 what of us, what of you, hear me, understand that I'm not what to be, use me, idolize, all you can understand. Just doing what I want to do. Nothing more and nothing less than you. With no thoughts, I didn't think myself. Just the same as anybody. We'll be right back.
è sempre dal vivo, eh? Poi questi falsi finali mi fregano sempre, di solito è un trucchetto che usiamo in tanti, per far credere al pubblico che finisca. Noi proviamo a riproporre la versione live, infatti. Così il pubblico applaude. Poi. Poi ripartiamo. E tu invece ricominci a suonare, non si capisce più niente, e sale la temperatura. Allora facciamo, mi è venuta una domanda da fare, dai. Anche se potrebbe essere scontata o banale o che, insomma, come mai dei ragazzi così giovani vanno a ripescare, a riprendere, tanti sono quelli che vanno a riprendere queste band che praticamente queste sono canzoni di 40-45 anni fa ormai, no? Quindi come mai questa e soprattutto roba? Anche band giovani che si affacciano e vanno a riprendere questa musica. Dunque, perché questa musica che sicuramente è stata anche una cosa di un fenomeno di moda in quegli anni, cioè una moda tra virgolette, il progressive che adesso non c'è più in quella maniera in cui si faceva in quegli anni, però supera anche il periodo in cui è stata composta, perché è bella per quello che è quel tipo di musica che, come per tanti autori, tante epoche, supera il tempo in cui sono state scritte e rimangono belle. Quindi il motivo non è andare a prendere, che ne so, i ricordi dei nostri genitori, potrebbe essere, non lo so, fare qualcosa di vintage rispetto alla nostra epoca, però è proprio perché è una musica che rappresenta sì il tempo in cui è stata composta, ma va anche oltre. Perché anche il fatto che ormai nascano delle tribute band così come i funghi, la dice lunga, no? Così, per quindi annunci. Io ogni tanto guardo gli annunci, però c'è sempre età massima 25 anni, cosa del genere, per cui sai lì. ho pensato anche di taroccare, tanto non mi vedono, mando la mail, Mario Eugenio, sai così. Sai cos'è la differenza tra noi e loro? Che noi a qualcuno li abbiamo anche visti di questi. Li abbiamo un po' vissuti quegli anni, ecco, questa è la differenza. Siamo stati fortunati sotto questo punto di vista. Sì. Abbiamo un po' assaggiato, voglio dire, tu parlavi prima degli Area, io gli Area con Demetrio Stratos li ho visti al campo sportivo di Locate Triulzi. Quindi quando queste band andavano a suonare un po' dappertutto, sì, no? Quindi, per parlare degli italiani, che ne so, i New Trolls, li ho visti in una discoteca che teneva 150 persone. Ma anche gli Area, nomadi stessi. Li ho visti in Emilia, eravamo sotto il palco, erano praticamente lì mentre facevano adesso all'inizio forse di gerontocrazia, mi sembra, quello dove usavano quella che poi l'ho rifatto, era uno strumento con l'imboccatura del bocchino del sassofono, con collegato un tubo di gomma, quelli per innaffiare, poi lo facevi girare e faceva. Sentiamo, abbiamo perso la memoria del XV secolo. Così. Troppo forti gli Area. Beh, sono bei ricordi, belle che del resto, insomma, sai, questo è stato il Novecento, perché noi siamo dei residuati del Novecento, di bello a questo, è stato il secolo breve, viene chiamato, un po' di snobismo culturale ci vuole, è bello proprio perché bello è anche terribile, perché è successo di tutto e chi l'ha vissuto ha potuto vedere proprio dei cambiamenti incredibili anche nel giro di pochi anni. Noi stessi adesso siamo abituati, facciamo
soprattutto con gli smartphone, con le, quasi i computer sono diventati delle cose superate. Esatto, per cui non ci rendiamo conto di quanto cambia velocemente la vita, e cambia anche e soprattutto nelle relazioni, nei rapporti, nella musica. E quello che dicevo prima, che pensavo mentre parlavi di questa cosa dell'interesse dei giovani, vabbè, un po' è legato, magari si ascoltano i dischi, i vinili del papà, si curiosa, cose del genere, come noi ascoltavamo, magari c'era il vinile del jazz degli anni 40 o 50. Mio papà, no? Ascoltava Luciano Taioli vedi. O Claudio Villa, quindi beh, è quasi musica classica ormai, è repertorio. Io ce li ho qua conservati quei vinili, quindi un pezzo storico. La mia battaglia culturale è per non chiamare più in senso dispregnativo le cover, perché in musica classica non si dice mai che si fa una cover di Beethoven o di Mozart, si interpreta, si dirige, sì, no? Nel jazz non si dice che si fa una cover, ma tutti i più grandi si confrontano sugli standard, e anche noi che facciamo rock dobbiamo dire che noi interpretiamo le cose che ci piacciono, ci mettiamo l'anima nel farle, la nostra personalità. Siete d'accordo? È così che si fa, e quelli che ascoltano cercando di vedere quanto assomiglia di più all'originale, secondo me sbagliano. Devi vedere quanto è bello e quanto emozione ti trasmette. Si mette anche di personale, importantissimo. Quello bisogna vedere in tutta la musica, l'emozione e la bellezza, questa l'arte. Dai, diceci ancora qualcosa e presentateci il prossimo pezzo, che è un pezzo delicatissimo, o sbaglio, tratto da Octopus. Come si intitola? Think of me with kindness. Chi canta? Carrie Minear. Perfetto. Chi è? Tastierista. Ah. E compositore. grande compositore principale della band, diciamo, lui stesso lo dice. Caspita, è una canzone, cos'è? Una canzone d'amore, una canzone delicatissima. È un amore passato. Stupenda, nostalgia. Morbidissima. Nostalgia. Sentiamola, dai. Why am I using words no more to say without you? Close the door, put out the lights and go. Late the night, in the night your shadow falls between us. Nevermore, or never know. There, memories of sorrow, when there's no tomorrow. Sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness. Please remember former days. Sweet the song that once we sang, but silent parting ways. We made our promise, empty words. I wonder, did you know? The love that love could not forgive is gone, and tells no call to live. And we who look in beauty's lore must now through all think back on before. The tears that first I cried no more, your love has come and gone no more. And we who look in beauty's law must now through all think back on before. Sleep while the sweet sorrow wakes my daydream. Sleep while you think of me with kindness. Please remember former days, and you know. Thank you.
two parted in tears and silence lost the days, the parting ways. Very well. Che bello, che questo pezzo. Un po' atipico magari per i Gentle Giant, però sono sempre atipico soprattutto perché ha una voce diversa, però dà l'idea di come possono essere i Gentle Giant anche con una voce diversa, come questa voce delicatissima di questo tastierista, una voce quasi femminile direi. E beh, insomma, c'è sempre il lato, come citerò i Genesis, Father Theresias, te lo ricordi? Sono stato uomo, sono stato donna, eccetera eccetera, citazione di Peter Gabriel e i suoi testi che andavano dappertutto. Bene, e cosa volevo poi dire? Si sa che tutte queste band, quando fanno qualche ballata lenta, fanno delle cose bellissime, voglio dire, anche, no? Lì, quindi tutti quanti vediamo se è d'accordo bellissime. Con me Elisa, anche nella musica, che mi colpiva molto della musica barocca, soprattutto in Vivaldi, ancora più in Vivaldi che in Bach, no? E c'erano i movimenti, c'erano tre movimenti, sì. Soprattutto ce n'era uno veloce, l'iniziale col tema, quello più conosciuto, poi c'era quello lento e poi c'era quello finale dove c'erano i fuochi d'artificio, sì. No? E si concludeva tutto. E quello lento a volte era di una bellezza strepitosa, cambiava tutto, si apriva un universo che poi si richiudeva. Sei d'accordo con me? D'accordissimo, sì, gli autori grandi spesso si riconoscono anche tanto dai lenti. Brava, ecco, quelli più bravi erano quelli che davano il meglio nei pezzi lenti, veniva fuori tutta l'intensità, tutta la poetica, la scrittura proprio. E ho imparato ad amare Vivaldi, mi piaceva all'inizio per così, che bello, cioè, però nei movimenti lenti secondo me dava il meglio veramente, sì. Vabbè, abbiamo fatto una divagazione, ma con i Gentle Giant e col prog, beh, il riferimento sono solo i Jethro Tull, quasi che fanno prog partendo dal blues, ma gli altri partono quasi tutti dalla musica classica, o sbaglio? Che dici? Sì, diciamo che Bach è stato uno dei primi compositori prog, nel senso, non vorrei essere blasfemo nel dire questo. No, io sono totalmente d'accordo. Nel senso che la maggior parte dei gruppi prog hanno musicisti prevalentemente studiosi di musica classica barocca, lo stesso Tony Banks dei Genesis. Io ho ritrovato su degli spartiti di Bach dei passaggi che conoscevo perché li avevo sentiti fare da Tony Banks. E Bach è attualissimo ancora oggi, è proprio musica senza tempo, anche adesso io non me ne intendo molto, mi piace molto la contemporanea, la musica colta, mi sembra forse Donatoni, adesso non so se si rifà molto anche a Bach, comunque viene riutilizzato, viene ripreso in tanti modi, insomma è musica. E pensare che quasi Bach poteva rischiare di restare sconosciuto se non fosse Bach, ecco, è uno che ha diversificato, ma sai com'è la storia di Bach? Bach era uno come noi, si fa per dire, suonava nei pub all'epoca e suonava coi figli, ne aveva fatti tanti proprio perché diceva, insomma, almeno qualcuno mi aiuterà da vecchio, no? Avevano un sistema pensionistico che non funzionava molto e tutti quei concerti che ha fatto per clavicembalo lo faceva perché andava a suonare ai matrimoni, queste cose qui, assieme ai figli e tutte queste cose qua, e alla fine stava per essere quasi un po' dimenticato, è stato riscoperto grazie a uno di questi figli. Sapete quanti ne aveva, quanti ne ha avuti Bach? 21. Brava, fantastico. Uno di questi ha detto, va, teniamole le partiture del padre, facciamole conoscere, e poi è stato riscoperto per una messa, per la messa in si minore, forse da Mendelssohn, eh? Sì. Perfetto. Dai, che bello, abbiamo fatto un po' di divagazioni sulla classica. ecco, io con te però la prossima, ecco, voglio chiedervi una cosa, se ci rivediamo, e voi magari potete immaginare anche perché, qui in radio, vi è piaciuta WP Radio?
Sì. Sentito all'unisono, perfetto. Anzi, un unisono un po' polifonico, giustamente, se no anche l'intelligenza sarebbero. Facciamo che bello da vedere, anche se purtroppo è una caratteristica poco apprezzabile da chi ascolta. Però... No, perché questa è una delle poche radio che si vedono, e lo so benissimo. Tiziano, sì, assolutamente. Tu ti concentri, tu prova la prossima puntata, ti metti lì e la vedi in 3D proprio. Fantastico. Infatti, io dico sempre, ci vediamo mercoledì prossimo. Wasn't released in the US of A, or is not going to be released, or is being held up by some powers that be. The album was called In a Glass House. We'll be right back.
questo pezzo, voi siamo quasi arrivati alla fine, ve l'avevo detto quando ci siamo trovati giù, un'ora vola, e a WP Radio vola ancora di più, e a Lot Love vola ancora di più. Ci mancherebbe. E allora concludiamo con Voi siete cinque, ma loro avevano dedicato il loro disco che è diventato forse il più conosciuto in Italia. Voi conoscete Buscemi Dischi? Sì, io sì. Allora, sentito, sì. Allora non c'era internet, la radio trasmetteva cose. Ha resistito, si è dovuto ritirare, ha chiuso la parte più grossa. Più grosso c'è Metropolis, via Padova. Buscemi era in via in Corso Magenta, era partito da un negozietto dove faceva sia l'hi-fi che i vinili, poi si era espanso nel periodo d'oro, poi per fine aveva aggiunto un Buscemi di musica classica, adesso è rimasto solo il negozietto che si era specializzato in hi-fi e solo la musica classica, l'altro, quello grosso, purtroppo ha chiuso. È un luogo di culto per noi della nostra età, Buscemi, perché tutti quei dischi di cui abbiamo parlato prima, i King Crimson, i primi Genesis, Gentle Giant, era lì, andavamo lì, sentivamo, c'era lui, Buscemi, erano due fratelli, che metteva su il vinile, tac, lo faceva sentire, e noi dicevamo, ma cos'è questa roba qui, incredibile, la prima volta che ho sentito The Musical Box così sul vinile uscire dalle case, ci sono rimasto, e è così che li imparavamo. Vabbè, poi non mi ricordo perché stavamo parlando di questo, siamo andati fuori tema, il tempo stringe. Allora gli hai detto che però gli avevi detto qualcosa di dicembre prima, sì, torniamo anche su quello, adesso chiudiamo tutti i cerchi. Allora, Free Friends era il disco più famoso che era stato scoperto così, andava tutto col passaparola, si andava lì quando non si andava a scuola, c'erano le manifestazioni eccetera, che andiamo, giochiamo a biglietto, no, andiamo da Buscemi o alle messaggere musicali, e si scoprivano queste cose. Un concept album. Certo, un concept dedicato alla storia di tre amici, e parte proprio con School Days, i tempi della scuola. Prima c'è un'introduzione che è bellissima, solo strumentale, fantastico, e il prologo, poi c'è il tempo della scuola, e poi c'è un pezzo dedicato a ognuno di loro, c'è il pittore, il businessman, l'uomo d'affari, esatto, e poi chi c'è? C'è quello che lavora duro, l'operaio, bello quel pezzo, c'è un pezzo di organo Hammond che mi fa impazzire in quello, e poi alla fine c'è questo pezzo quasi un po' elegiaco alla fine che tira le somme di tutta questa vita di questi tre ragazzi che hanno vissuto e che alla fine si trovano ad avere una certa età e noi cominciamo a saperne qualcosa, però è la vita, è fatta così, e gira, e questo pezzo è godibilissimo e lo sentiamo. L'altra cosa invece che volevo dire, che dicevi tu, non me la dicembre. Ricordo già più, dicembre facciamo una bella cosa, dai, se siete d'accordo, poi a me piace perché io la butto lì con Matteo in chat mentre siamo su Facebook, io dico una parola, lui dice una, è velocissimo, per cui basta pensare una cosa, che diventa, che si realizza, diventa un pianeta. Per cui facciamo una cosa a band riunite, e veniamo qui sia noi del tributo di Jethro Tull, che a quell'ora, a quel tempo dovremmo aver superato il varo della nave, venite voi, facciamo anche delle cose dal vivo sia noi che voi, e poi non diciamo il resto, dite voi, salutate voi, io saluto i miei amici, ecco il solito good night, tutti quelli che ci hanno ascoltati e seguiti come tutti i mercoledì. Vi è piaciuta questa puntata? Musica particolare, molto particolare, ma li sentirete dal vivo, il loro spettacolo è veramente trascinante, poi la ragazza qui l'avete sentita tutta compita così, molto da musica sul classica. Palco diventa sul una palco iena, scatenata, tiene il palco in una maniera strepitosa, diventa lo posso come il cantante assicurare. Originale. Bene, dai, fate voi il vostro saluto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Grazie a voi, grazie Mario. Vi aspettiamo il 14 novembre. E cercateci anche su Facebook. Ah, giusto, la nostra pagina è My Friends. Ricordate 14 novembre al Bros Saloon di Bresso. E saranno assieme anche i Talking Drum, quindi doppio, dopo chi ama il prog o anche solo chi è curioso lo vuole sentire, una bella occasione. Sì. Dai. Va bene, concludiamo con Free Friends. Free Friends, tre amici, Gentle Giant, e qui invece Five Friends. Ciao, 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 ciao,